Centinaia di imprenditori agricoli da ogni angolo della Granda, insieme al presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e al direttore Fabiano Porcu, nei giorni scorsi sono stati a Venezia per il villaggio Coldiretti, la grande kermesse contadina dove si sono potuti toccare con mano la centralità e i primati dell'agricoltura italiana. Una vetrina incredibile che ha fatto conoscere la qualità, la biodiversità e la sostenibilità del nostro agroalimentare, ribadendo l'urgenza di rendere trasparente l'origine di tutti i prodotti che portiamo in tavola. Battaglia che Coldiretti porta avanti con la raccolta firme No Fake in Italy. A completare l'offerta per visitatori e turisti, non sono mancati poi la fattoria degli animali, la pet therapy con gli asini, l'agriasilo, le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica Terra Nostra. Coldiretti Cuneo partecipa qui a Venezia al villaggio Coldiretti, il primo in Veneto e assolutamente il primo nella città di Venezia, che offre un'atmosfera straordinaria ad un evento che rappresenta per eccellenza la vicinanza del mondo agricolo con quello dei consumatori. Particolare importanza ha la nostra presenza anche come Cuneo, abbiamo portato centinaia di visitatori, di nostri soci, che hanno la possibilità quindi di vedere quanto Coldiretti sia efficace anche dal punto di vista organizzativo nel mettere in piedi degli eventi che sanno arrivare veramente alla casa dei consumatori di tutto il mondo, visto che questa è una vetrina straordinaria per quanto riguarda anche il turismo internazionale. Moltissime sono le possibilità di consumare pasti a prezzi veramente accessibili e che danno la capacità a tutti di poter scoprire quali siano le eccellenze della produzione agricola italiana che Coldiretti rappresenta più che mai in questo evento di altissimo livello. Al grande mercato Campagna Amica allestito all'interno del villaggio non sono mancate le prelibatezze made in Cuneo. Tra gli agricoltori da ogni regione d'Italia ha partecipato in rappresentanza della Granda l'azienda agricola Roero Vero di Monte Euroero, con la nocciola Piemonte IGP e il miele. Molto apprezzate dai visitatori sono state le sue nocciole sgusciate, tostate, in granella e in farina. Il miele di acacia, millefiori, di castagno, rododendro e la melata di bosco. Abbiamo grandi appezzamenti di nocciole e abbiamo oltre un centinaio di alveari. La parte di coricoltura, quindi delle nocciole, ne effettuiamo oltre alla raccolta e il mantenimento degli impianti, una parte come trattamento interno e lavorazione interna, una parte invece viene venduta direttamente in guscio ai compratori. Cosa rappresenta per voi essere qui? Sicuramente una grande opportunità di crescita come azienda perché abbiamo possibilità di un confronto con altre aziende similari alla nostra, ma anche la possibilità di mettere in mostra e di proporre i nostri prodotti e quindi di avere la possibilità di aumentare la nostra clientela, cosa che è avvenuta e sosteniamo con fermezza dopo l'esperienza di Bari dello scorso anno. Alcune relazioni, alcuni contatti si sono proprio consolidati grazie alla nostra presenza a Bari e confidiamo e speriamo, abbiamo accettato di partecipare, ci siamo proposti qui a Venezia proprio perché se questo è il trend, per noi è solo un fattore di prestigio e di profitto. Ma il villaggio è stata anche la bellissima vetrina per i giovani imprenditori della provincia cuneese, che si sono distinti per le loro idee innovative e le strategie virtuose. Alla cerimonia di premiazione Oscar Green di Coldiretti Giovani, Giacomo Monge di Villa Falletto si è conquistato un posto tra i finalisti per aver saputo coniugare l'innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale, nel pieno rispetto del territorio. Noi abbiamo un'azienda specializzata nella coltivazione della frutta, mele, pesche e susine. Poi abbiamo anche un allevamento a ciclo chiuso di conigli e le nostre stalle sono dotate di pannelli fotovoltaici che rendono autonoma la stalla da un punto di vista energetico. I nostri frutteti sono dotati di sistemi di microirrigazione che ci permettono di risparmiare molta acqua. E per i trattamenti fitosanitari utilizziamo degli atomizzatori basso volume che ci permettono di risparmiare 2/3 dell'acqua rispetto a prima e anche molto tempo.